Voglio portare dall'altra parte del mondo, perché Andrea è un caso, c'è un altro caso di cui ci siamo occupati tantissimo, che è quello di Chico Forti. Lui è detenuto, è un cittadino altra italiano. Altra promessa non mantenuta. Detenuto dal 2000, condannato al carcere a vita in una prigione di Miami. Speriamo che anche lui torni presto in patria. Oggi ci ha mandato un messaggio dal carcere, lo sentiamo insieme. Andrea, sentiamolo anche con lei, così insomma siamo tutti uniti in questa battaglia. Certo. Il 23 di dicembre di quest'anno, sono 2 anni da quando il governatore ha firmato il mio trasferimento in Italia. È inevitabile per coloro che mi vogliono bene, per la gente che mi è vicino, per i media, per chi ha seguito la mia storia da tanto tempo, anche per quelli che ultimamente si sono avvicinati alla mia storia, chiedermi perché o chiedersi il perché, un perché al quale non so dare una risposta. Immaginate che 2 anni fa mi avevano detto: prepara le tue cose, limita il tuo bagaglio perché nelle prossime ore ti verranno a prendere per trasferirti. E sono passati 2 anni. Rimango fiducioso, ancora più fiducioso. Quello che posso dire è che io sto bene, ho imparato a essere paziente e non vedo l'ora di rientrare in Italia. Speriamo di poter essere a casa più presto. Nel mio sogno, nella mia fantasia, nel mio cuore, non mi dispiacerebbe di essere sotto l'albero di Natale come primo regalo per mia madre. Un abbraccio grande. Allora, in questo studio l'ex ministro Di Maio ci aveva detto che la pratica era avviata, che eravamo a buon punto. Ambasciatore, lei conosce la storia. E, Chico ci dice che da 2 anni è stato firmato il trasferimento. Che cosa può essere successo e che speranze ci sono? Speranze ci sono sempre. Quello che può essere successo è questo, un fallimento della credibilità del precedente ministro e come dire, qualcosa non ha funzionato fra i federali e cioè lei e che conosce le dinamiche, dove si è incastrato il meccanismo perché non si ripetano gli errori? Credo anche fra la capitale della Florida e la capitale degli Stati Uniti, credo. Quindi il problema è tutto interno agli Stati Uniti, tra Washington sì, e la Florida. Sì, ma su questi problemi uno può anche intervenire con una certa decisione, se ha voglia di farlo. E se ha la credibilità per farlo. Ma lui poi deve essere trasferito in un carcere italiano. Sì, lui tramite la convenzione di Strasburgo dovrebbe venire a scontarla. Dico, intanto tanto non viene in vacanza, ecco, questo no, intanto già dal 2000 che è in carcere. Intanto vale lo stesso discorso, intanto portiamocelo a casa. Sì. Dopodiché ci sono dei vincoli, nel senso che firmeremo un pezzo di carta con però c'è anche c'è la libertà provvisoria, ricade sotto l'ordine diciamo nostro. Diciamo che comunque rispetto agli Stati Uniti lui viene per finire intanto di scontare la pena, certo, e anche perché è entrato, aveva 40 anni, ce n'ha 62.